Sabato 14, domenica 15 ottobre, l'Ariofiere di Erba si appresta a sorprendere ancora una volta i suoi visitatori con la terza edizione di Como Fan, organizzato da Hidden Door, un evento che nelle scorse due edizioni ha richiamato migliaia di persone. Abbiamo superato le 20.000 persone ad edizione, un risultato eccezionale, direi inaspettato per certi versi, già dalla prima edizione, ma di grande soddisfazione, ma soprattutto perché si è dato spazio ai tanti appassionati di questo mondo legato all'intrattenimento, legato ai fumetti, cosplayer, tantissime cose, la musica, è veramente interessante, bello, sono molto bravi gli organizzatori e noi siamo molto contenti di poter mettere a disposizione il quartiere fieristico per allargare oltre alle attività B2B legate alle attività economiche, appunto, ma anche al divertimento, al relax, a un mondo che peraltro anch'esso è economico, però insomma dell'entertainment. Como Fan si arricchisce di anno in anno offrendo contenuti sempre più entusiasmanti con l'intento di stupire i visitatori grazie a ospiti di spicco e alle numerose aree interattive. La manifestazione si presenta come un'opportunità unica per condividere le passioni che uniscono giovani e adulti. Sì, una terza edizione che cresce ulteriormente a livello di offerta con tante conferme, con l'area videogiochi, con l'Artist Alley, con i mattoncini, con la novità assoluta dei giochi d'altri tempi, quindi giochi in legno, giochi diciamo di una volta, un'area cabinati in particolare, quindi tutto quello che riguarda il gioco arcade, videogioco degli anni 80, che cresce, raddoppia addirittura con 100 cabinati a disposizione del pubblico, e poi una serie di spettacoli che si svolgeranno su diversi palchi, tra cui il main stage che accoglierà il concerto di Cristina D'Avena con i Game Boy, due ore di musica all'insegna delle sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia della cultura pop italiana, e poi il concerto di Giorgio Vanni sabato, e sempre sabato lo show dal vivo della Gialappa. Quindi un programma ricchissimo che va dal doppiaggio alla TV per ragazzi, alle sigle dei cartoni animati, passando per tutto quello che riguarda la comicità all'italiana. Con Como Fan il divertimento è assicurato. Certo, assolutamente, è una manifestazione inclusiva, adatta a tutti, adatta alle famiglie, adatta agli appassionati. Due giorni veramente di festa in cui ognuno può trovare un motivo di interesse, diciamo dallo shopping a tema nerd, quindi con fumetti, videogiochi, gadget, action figures, a tutte quelle che sono le attività dal vivo che si svolgono durante la manifestazione. Considerato il previsto grande numero di visitatori, sono stati aumentati i parcheggi ed è stato istituito anche un servizio autobus navetta che collegherà le aree parcheggio e la stazione ferroviaria di Erba con il polo fieristico L'Ariofiere. Tutte le informazioni relative alla manifestazione, il programma, gli orari possono essere consultati sul sito internet. Siamo aperti dalle 10 alle 19, tutte le informazioni sono disponibili sul sito comofan.it e sui social Instagram e Facebook. Torniamo con il presidente di L'Ariofiere da Dati. L'autunno si apre ricco di impegni. Dopo Como Fan, il 28 ottobre è tempo dell'artigianato, che quest'anno ha raggiunto un traguardo di tutto rispetto. Sì, 50 anni della mostra d'artigianato che anticipano i 50 anni di L'Ariofiere, che è nata poi sostanzialmente nello stesso anno. Quindi bene, la manifestazione sta andando bene, stiamo definendo gli ultimi contenuti, c'è una grande partecipazione, vi aspettiamo dal 28 di ottobre al 1 di novembre a questo appuntamento, come sempre, imperdibile. Lasciato alle spalle il periodo della pandemia, come guarda al futuro L'Ariofiere? L'Ariofiere continua col percorso di ristrutturazione e riqualificazione che fa parte del piano industriale. Cioè stiamo rendendo il quartiere più sicuro, più efficiente e più efficace nel proporre diverse soluzioni di business, dal convegno al congresso, all'evento, alla fiera, quindi senza perdere d'occhio quello che è il nostro core business di supporto ai settori economici del territorio e di piattaforma logistica anche per la sicurezza e il mondo sociale sempre dei territori di Como e Lecco. Noi vogliamo riuscire ad aumentare in modo significativo gli eventi e le manifestazioni che si tengono all'Ariofiere, in modo di poter arrivare ad avere maggiori risorse da investire ulteriormente sul miglioramento dei servizi legati al territorio.